che faremo, ecco, illustreremo tutte le vetture ai presenti, insieme al sindaco. Ecco che qui il sindaco si fa fotografare con una Buick che è passata alla concorrenza, si fa per dire, ma è una macchina particolare questa qui, perché credo che Monti la meccanica deve andare a stradale, non so se sbaglio, Vicari. Monta la meccanica della Dallara stradale? Conosci anche la Dallara stradale? Certo, una macchina. Allora, io sono Daniela, sono qui per un ritrovo con il club della Ferrari Appia Antica. Noi spesso con queste autovetture andiamo sulle piazze e molte volte aiutiamo anche bambini in ospedali, abbiamo portato dei microfibrillatori sulle zone terremotate e quindi la nostra attività è quella di poter aiutare le persone che sono anche in difficoltà, oltre a, diciamo, anche a far godere gli altri di queste splendide macchine di marchio italiano che sono le Ferrari. Questa è la Ferrari California, una produzione Ferrari nata per le famiglie, perché questa macchina ha la possibilità di portare due persone più due bambine fino a 12 anni. È un motore aspirato, quindi parliamo di una macchina ancora con una più antica tecnologia, ma tuttora ha delle nuove tecnologie. Il computer di bordo, il navigatore di bordo e la macchina ha due funzioni, può essere guidata chiusa o completamente aperta, cioè si apre in automatico e diventa un bellissimo cambio. Ringraziamo tantissimo la Ferrari per questo splendido prodotto. Allora, oggi è una grande festa qui a Civitavecchia, tante Ferrari. 2 giugno è una festa particolare perché è anche la mia festa, sono nato 2 giugno, insieme alle Ferrari. È una festa perché tanti personaggi della Marina, dello spettacolo, dello sport, le Ferrari stanno andando benissimo, no? Sono favolose quest'anno, anche se l'ultima ci siamo un po' imbrugliati, ma dal team non conta, quello che conta sono i piloti. Maestro? Per cui siamo tutti contenti, qui abbiamo portato tutti i modelli, dagli ultimi a 360 Challenger, 488, Testa Rossa, California, insomma tutti i modelli, grandi macchine, il sindaco ho visto che ha apprezzato molto. Nero, quindi particolare, con una targa Modena. È una delle Ferrari, diciamo, a 8 cilindri, sicuramente una delle più affidabili, una delle più belle, che richiama ai lati con le sue prese d'aria la Testa Rossa.